E a margine dopo giunta, sempre sull'iniziativa Credito in Cassa, abbiamo sentito anche l'assessore regionale alle attività produttive Mario Melazzini. Assessore, oggi abbiamo avuto il primo esempio di applicazione del credito in cassa. Sì, la dimostrazione concreta che ciò che diciamo facciamo, soprattutto nel rispetto dei tempi. In 52 giorni da quando è stata aperta la possibilità di essere ammessi al recupero dei crediti, Regione Lombardia tramite Finlombarda ha messo in atto quanto ha detto. L'impresa Regazzoni è il primo di una lunga serie. Noi contiamo nel giro delle prossime settimane di riuscire a liberare ulteriori 2.100.000 euro per altre imprese. Ma questa è una cosa molto forte, un segnale molto forte, perché la dimostrazione è concreta e tangibile di come Regione Lombardia rimane vicino concretamente alle sue imprese, ma soprattutto alle persone che fanno impresa, e di conseguenza con una ricaduta positiva sull'occupazione sul territorio. Tempi rapidi rispetto magari al pagamento che viene fatto invece nei confronti da parte della pubblica amministrazione? Questo è sicuramente, direi, sono due punti da sottolineare. Prima di tutto la rapidità che, come ha sottolineato anche il nostro presidente Maroni, intendiamo addirittura abbassarla, portarla a 30 giorni, che sarebbe un obiettivo, un segnale altrettanto forte. La seconda cosa è che questi crediti, diciamo, ad andare a recuperare, sono crediti per quanto riguarda la spesa corrente, cosa che il famoso DL del 35 dello Stato italiano non li prevede. E questa è una cosa veramente molto importante, e soprattutto hanno aderito, come avete sentito, più di 150 comuni, enti locali. Io mi auguro veramente, però grazie anche al patto verticale che col contributo, diciamo, di Regione Lombardia ha permesso a tanti comuni di poter già andare al rimborso dei crediti che avevano nei confronti delle imprese. Ma l'altra cosa estremamente importante è che questa è una manovra che va a coprire fino al 2018, e questo è un segnale molto importante per le nostre imprese.